Bene, buonasera a tutti, è passato un anno, siamo di nuovo qua per aprire, non ci siamo neanche accorti che è passato un anno. Comunque, siamo qui e dobbiamo aprire l'83esima sagra dell'Asparago, quindi è un bel numero, un bel traguardo. Allora, benvenuto soprattutto ai sindaci dei paesi limitrofi che tutti gli anni ci onorano della sua presenza con simpatia e amicizia, perché poi non sanno ancora che cosa li tocca, perché tutti gli anni hanno una sorpresina, quindi anche quest'anno non mancherà l'appuntamento con questa sfida, con il nostro prodotto principe che è l'asparago. Vorrei chiamare qua vicino a me, anche a far parte di tutti noi, Giuseppe Navone, che in qualità del vincitore dell'Asparago d'Oro 2015, eccolo qua, vieni qui, avrà il compito di tagliare il nastro e dare via così ufficiale a questa sagra 2016. Un'altra persona che vorrei qua vicino a me anche e che è entrato a far parte della comunità santenese l'anno scorso, quindi vorremmo averlo per fargli partecipe di questa nuova, perché nuova cosa che per lui è una novità. E non so bene se conosci gli asparagi, se gli piacciono o meno, però poi glielo chiederemo a lui perché avremo bisogno di un augurio speciale. Vorrei qui Don Peppe, che so che c'è perché l'ho visto, eccolo qua, il nostro parroco che è entrato, facciamogli un applauso, nella nostra comunità l'anno scorso, eccolo qua. Buonasera Don Peppe, rimane qua con noi così dopo farà un augurio per questa nuova avventura del 2016. Questa sera saluteremo anche i nostri personaggi folcloristici, la Bella Sparzera e il Ciatarin, che concludono il loro anno di impegno nella rappresentazione di Santena fuori, nei comuni del circondario e anche oltre, perché insomma vedremo i personaggi che arriveranno a trovarli questa sera da dove arrivano, perché arrivano anche da molto lontano. Accoglieremo quelli nuovi e quindi ci sarà una bella serata folcloristica. Il mio primo saluto naturalmente va a voi sindaci, perché questa sagra, questa apertura, inaugura un po', se vogliamo, tutte le sagre che nei nostri territori poi cominceranno. Il fatto di vedervi qua, e oggi qui abbiamo, dunque, spero di non dimenticare nessuno, vado in ordine probabilmente alfabetico, i sindaci di Anzezeno, Cambiano, Chieri, Grinzane, Cavour naturalmente, Marentino, Moncuco, Moriondo, Pecetto, Riva, Sciolze, Villa Stellone, Campiglione Fenile. La vostra presenza ha un significato importante, e che le nostre sagre non sono e non devono essere le sagre del comune, sono parte delle sagre del territorio, e dobbiamo ficcarcelo bene nella zucca questo, che quando noi facciamo delle attività come queste, le facciamo per promuovere il nostro territorio. Quello che dico sempre, guardiamo ai nostri comuni senza confini e senza barriere. E il mio ringraziamento va poi alla Bella Sparzera Ciatarin, perché questi due personaggi, Iera e suo marito, che da un anno ricoprono questa carica, è una carica che è stata impegnativissima, e loro l'hanno portata avanti con un impegno e dedizione. A me vuol dire qualche cosa, qui iniziamo. Allora, se non fossi io il prete, direi che questo è uno scherzo da prete, perché io mi ero ben defilato là dietro. Allora, per me è la prima volta a partecipare a questa festa, e penso che la sagra di un paese sia un grande momento di aggregazione, oltre che di promozione culturale delle tradizioni. Allora, l'augurio che faccio a tutta la comunità è quella di poter lavorare insieme, crescere insieme sempre di più, festa dopo festa. Gli asparagi li ho sempre mangiati, mia madre andava a prenderli a Porta Palazzo perché quello era il mercato di riferimento, non so se chi li vendesse era uno di Santena o meno a quel tempo. E non ho ancora imparato a dire bene la Bella Sparzera, però nel prossimo anno mi impegnerò, cercherò di arrivare di più correttamente. Buona festa a tutti quanti. Buonasera, è trascorso un anno, questo è il secondo mandato che ho da presidente della Proloco, e ho voluto darvi questo giornalino in mano a ogni sindaco per farvi vedere che questa bella figura
è un personaggio che si sta addentrando dentro una grande asparagiata. E cosa succede? Che abbiamo voluto cambiare dando voce ai ragazzi per fare un qualcosa di particolare, nuovo per il Maggio San Benedetto. Grazie alla scuola alberghiera Norberto Bobbio di Carignano avremo qua i ragazzi che ci serviranno, ci daranno una mano e adesso poi ci sarà il professore da qualche parte che faremo parlare o il preside della scuola. Ma volevo ricordare che il pollo asparago si mangia tutte le sere prodotti a base di asparagi. Ringrazio nello stesso tempo tutte le associazioni che sono presenti e quelle che non sono presenti e i produttori che ci hanno dato un grosso aiuto anche con Gino Anchisi, presidente dei produttori. Grazie a tutti, voi, grazie. Allora procediamo con l'apertura ufficiale dell'asparago. Voilà. Allora, sarà un'insalatina di asparagi con uovo cosciente, quindi uovo in camicia. Poi abbiamo dei ravioloni di colore, ripieni di asparagi e salmone, conditi con burro nocciola e buon lavoro. Allora, usate la semola, così non si attacca. Tre punti già presi, no? Insalatina con le uova cosciente. C'è l'altra preparazione dall'altra parte. Potete assistere alla preparazione anche dell'antipasto. Ferrero è. No, mettiamo un po' di pepe di insalata, mettiamo i nostri pastaioli. Un po' di ripieno, mettiamo al centro, bagniamo i bordi della violona e poi stendiamo l'altra pasta sopra. Sì, deve essere un po' più tagliato in questo. Anche questo va più tagliato? Eh sì, se non si stacca bene. Ok, adesso lo tagliamo meglio. Data la forma al raviolo, vedete bene i bordi. Qui hanno modificato l'opera d'arte, ragazzi. 5 minuti di cottura, tirare su con la spumerola e mettere in padella. Grazie, non vorrei rovinare il capolavoro, piano piano. Mi raccomando, Davide, non rovinare tutto adesso. Se ne è aperto uno, ma non era il tuo, era l'altro. Si riconosceva. Metti un po' di pepe pure lì. Un po' di farina qua. Facciamo saltare bene. Ma questo non sono capace. E poi impiantiamo. Spinga forte così esce tutta. Ok, non lo genere. Ok, sì. Uno o due? Poi si rompe. Mettiamo la puntina al piatto. Cacca a mano. Punta! Tu vuoi solo fare la punta? Allora, ti passo la squadra bianca, prego! Squadra verde! Dove l'altro pianta per essere? Pennellina! Questo è un assaggio! Bravo pagare! Quella squadra verde è buona! Io direi pari qua ci sta un pareggio. Sentatevi, diteci chi dei due piatti squadra bianca, squadra verde. Verde. Antipasto ha vinto squadra verde. Passiamo al primo adesso. Squadra bianca, squadra verde. Controllate anche le decorazioni, ragazzi, eh. Adesso quello è freddo, non vale adesso. Imparziali, non è che qua abbiamo ragazzi un po', eh. Allora, consultandoci siamo arrivati a decidere che la squadra bianca aveva la presentazione migliore sul primo e invece la squadra verde aveva la migliore presentazione sull'antipasto. Come gusti abbiamo deciso di dare un bel pareggio perché erano tutte e due molto ottime. Primi c'è un bel pareggio, gli antipasti ha vinto la squadra verde. Quindi sai la squadra verde. Grazie a tutti, una buona serata.
facciamo dire due parole a Piera di congedo, di saluto, perché questi sono tutti amici, eh? Ormai quando si entra in questo giro, chiamiamolo così, e si diventa tutti amici, c'è un'aggregazione notevole, quindi a volte è anche difficile staccarsi. Quest'anno è stato un anno per noi impegnativo, molto bello, però, perché abbiamo conosciuto tante belle persone che sono qua questa sera e che ringraziamo veramente. E abbiamo cercato di far conoscere Santena anche in altri posti, ecco, ma soprattutto ci siamo divertiti. Perciò auguriamo a coloro che tra poco saliranno su questo palco di fare altrettanto, di girare e di divertirsi. I personaggi folcloristici, perché è stato veramente un piacere conoscerli. Io voglio soltanto, intanto buonasera a tutti e benvenuti sia ai santenesi che non santenesi. Queste due persone, questi due personaggi del 2015 meritano veramente un applauso, perché veramente hanno fatto, pensate, più di 50 uscite in un anno in giro per tutto il Piemonte. Sono andati a spese loro in giro dappertutto a rappresentare Santena, quindi veramente un bel applauso a Piera e a suo marito. Noi come Proloco diamo questo regalo, un pensiero ai nostri personaggi che ci abbandonano. Grazie Andrea, grazie Piera. Damigelle pronte per ricevere la Spazzera e il Cetarin 2016, mosso Micaela e mosso Carlo. Un applauso, grazie. Eccoli qua, giovanissimi e bellissimi. Mosso Micaela e mosso Carlo. Santenesi proprio doc, giovanissimi. Allora, siete emozionati un pochino? Vi hanno messo il fumo così non si vede. Allora, facciamo che, visto che siete emozionati, vi facciamo parlare subito. Allora, Micaela, parli tu? Ecco, saluta a tutti quanti, questi saranno i tuoi futuri amici che dovrai andare a trovare, che dovrai fare partecipazione con loro, li conoscerai, sono gente simpatica, e quindi è un bellissimo momento di aggregazione, anche perché è un momento di aggregazione che non, oggi come oggi non, nessuno dà più importanza, e invece è molto importante, perché comunque sia dietro ogni abito, ogni vestito, sia storico che folcloristico, c'è la storia, c'è le origini e l'anima del paese che rappresentano, e queste cose non vanno dimenticate perché sono importanti, fanno parte di noi e noi non dobbiamo scordarceli, ed è un modo questo qua per portarle alla conoscenza di tutti. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto ho scelto di tenere questo ruolo perché comunque la mia famiglia, essendo di origine santenese, l'ha sempre sentito abbastanza, e dato che nessuno mai l'aveva fatto, ho detto perché non essere la prima, e anche per partecipare in modo attivo alla vita di Santena. E adesso vogliamo qualcosa anche dal Chatarin, perché... Allora, grazie alla Proloco, grazie a tutti, alla mia famiglia, ecco, devo ringraziare, perché grazie a tutti voi qui presenti, e sarebbe bello vedere più giovani, tanti giovani, no, in queste associazioni della città, ecco, in queste maschere storiche. Ecco, che il nostro essere giovani qua a rappresentare Santena sia da sprono, ecco, da convinzione per gli altri ragazzi che possano fare qualcosa di questo genere. Grazie a tutti voi. Ecco, Spazzera 2016, mosso Micaela. Allora, prima abbiamo ringraziato Piera e Andrea, e come ha detto prima presidente, come ha detto prima, insomma, la Proloco, abbiamo due santenesi doc, sono due mosso di cognome. Mosso è un cognome tipico santenese, mosso Micaela e mosso Carlo, e sono due giovani, ma non sono giovanissimi, sono giovani, ma con tanta voglia di fare da esempio, come diceva giustamente Carlo è un ragazzo che è molto intraprendente, quindi sono sicuro che
lo conosco bene e porterà avanti questo ruolo. Michela la conosco poco, ma mi sembra motivata anche lei, e credo che insieme possano fare insieme a voi un tratto di percorso per riuscire a portare avanti le tradizioni di tutti i nostri territori. Cara Michela, ti lascio questo mazzo di fiori anche per te. L'auspicio è che questi asparagi che spuntano in mezzo alle rose sono il segno della nostra città. La nostra città è la città dell'asparago e della zucca. Voi sapete che noi non festeggiamo soltanto l'asparago in questa stagione, ma anche a novembre la zucca. Lo scorso anno è stata una festa grandissima che quest'anno ripeteremo, perché sono due prodotti tipici della nostra città che la Proloco porta avanti. E loro, la bella Sparsera, rappresenta la città e il Ciateri in senso lato, e rappresenta il loro compito, è molto importante, perché oltre a essere la città dell'asparago, voi sapete bene che Santena è la città di Camillo Cavour, e noi abbiamo l'onore di essere città, benché siamo un paese di 11.000 abitanti, proprio grazie alla presenza delle spoglie di questo grande statista che ha reso unica questa Italia. Prima di allora era un paese di tanti staterelli, quindi loro rappresentano in fondo anche un pochino questa idea di unità nazionale. Quindi ragazzi, in bocca al lupo e buon percorso per questo anno 2016. Grazie. Continuagnone. Da Tronzano, il comitato, eccolo qua, accompagnato dalla nostra vicina di casa, la signora Tumattica, precisamente da Valle Mosso, il Ciaciarù, la Ciaciaretta e Seguito. Qui dietro a questi nomi c'è tutta una storia, bisognerebbe avere un sacco di tempo e forse raccontare, ma purtroppo non c'è. E da Brandizzo c'è la Bella Cussutera, il Gran Giardiniere e Seguito. Eccovi la Stellone. Da Aosta arrivano con i loro costumi particolari, guardate che bei costumi, molto colorati, poi loro hanno delle danze particolari, quindi sono veramente, veramente caratteristici, le lanzette. Stasera si balla, si canta, No Way, Party Band! Con dei brani che sicuramente conoscete molto molto di più, e il primo inizia così.
La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta, non sbaglio più. La non ti fermare, ma balla fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra tramonto. Io non compri il mio canto e canto a te. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare, ma balla fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra tramonto. Io non compri il mio canto e canto a te. Confusione sarà perché ti le voci qua. Un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene com'è? Perché ti amo. Io canto al ritmo, è dolce il tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, anche dove vuoi, ancora con me, e stiamo più vicino. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. Cuore dentro di me, potranno andare. Tu, dove passi tu, dove passi tu? Il cobra crostale, se la mangi fa male, molto, molto, molto. Non ci credo che state lì a non ballare, veramente, non ci credo. Grandi, dai, qualcun altro, venga signora con me, dai. Andavo i 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andavo i 100 all'ora per cantare la serenata, bam, 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 bam. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Son 100 chilometri che io faccio per te. Andavo i 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Allora per cantare la serenata, bam, 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 bam. Faccio per non essere cielo, non so come andrò a fare. Non essere pure, non voglio abitare. Mi ballo dal mattone. Dai raga, in pista! Essere stati ragazzi, mi dispiace per loro, guarda, e di avere avuto già. Vedrai sventolare bandiera gialla, la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Siamo noi, siamo noi, bandiera gialla. Vieni qui, che qui si balla e il tempo c'è voi, bandiera gialla! Chi ti brace e puoi non trovare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo. So dove passi le notti, è un tuo diritto, ti guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Balletto da destra,
due paracarri proprio, Molto semplice. Chiunque può ballare. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Ma sta bene sta Gianna, tutto a posto, vero? Me l'hanno detto. Un mondo diverso, ma fatto di sesso, e chi vivrà vedrà. C'è molto un mondo diverso, ma fatto di sesso, e chi vivrà vedrà. Pronti raga, non è finita qua. Io davvero continuo a invitare coloro che sono ai lati a unirsi a ballare insieme a noi qui al centro. La serata sarà molto lunga. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi di certo sbagliare. Nino! Non puoi di certo sbagliare. E se io zambo e non si vedo, però she's crazy. You can read the line to the beat on your heart, change a man into life. On the wire between weed and what will be. She's a maniac, maniac, I'm on the floor. She's a maniac, maniac, I'm on the floor. Signore e signori, per voi, alla chitarra elettrica, Ermano Lessa, Alessandro Trevisan, Nino! Un applauso a Pino, glielo facciamo? Assomiglia anche a John Travolta. E c'era lei, pazza di me. Lui mi dice, prendi da te. Tanto poi qualcosa accade, mi nascondo. Nella sera d'estate si fa. Hello, hello, hello. Dimmi dai, che ci hai fatto con lui? Dimmi dai, di la giusta però. Grazie ragazzi, potete grazie, andare. Grazie mille. Chi fate un applauso ancora? Arrivati, tu così. Non so ma più di te. Se metti gli abbaglianti, lei ti illumina anche i santi e Chris Light. Vai Chris Light, che noi non freneremo mai. Chi ti vedrà, ti sognerà. Con noi tutti tutti correrai. Vai Chris Light, che noi non freneremo mai. Sognerà Light Man. Light Man. Ragazzi, ed ora gli tell me to the darkness and I'll
questa. Alla chitarra elettrica il nostro Luca Segatto. Forever the rain, one more look and I'm forever in vain. Oh, 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 mamma mia, le vostre voci. My, my, how you can resist. Ancora to, mamma mia, grandissimi. Ed ora my, my, just enough to miss you. Like lots of fun, open up your loving arms. Watch out, hey, right now. You spin me right round, baby, right. You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, right round, round, round. You spin.